vediamo insieme come preparare un caffè perfetto con la moka. È uno degli oggetti più comuni nelle cucine degli italiani, che il vantaggio è che possiamo preparare un caffè per uno, per tre, per sei e quando siamo in tanti anche per 12 persone in un solo momento. Facciamo un caffè per tre. Apriamo la nostra moka. Mi raccomando, non lavatela in lavastoviglie, ma sciacquatela con acqua calda o trattatela con detergenti neutri. Versiamo l'acqua nella caldaia. Ogni moka ha una valvolina. Il livello dell'acqua deve essere esattamente al di sotto della valvola. Scegliete sempre un caffè macinato per moka. Avete sentito questo rumore? Sono gli aromi del caffè che in un solo momento hanno invaso tutta la stanza. Il caffè per moka è macinato un po' più grosso rispetto a quello per l'espresso. Adesso prendiamo il cucchiaio e andiamo a mettere il caffè all'interno del nostro filtro. Mi raccomando, ricordatevi di non riempirlo completamente e soprattutto non pressatelo. Infatti pressandolo l'estrazione diventerà molto più difficile. Ci possiamo aiutare con il cucchiaino. In questo modo renderemo il caffè uniforme all'interno del filtro. Chiudiamo la moka e andiamo a metterla sul fuoco. Ricordatevi di tenere sempre la fiamma bassa. La fretta non va assolutamente d'accordo con il piacere di concedersi una pausa caffè. Un altro dilemma: va tenuta aperta o chiusa? Scoprirete che non cambia assolutamente nulla in termini di qualità, solo che aperta vi consentirà di capire quando è arrivato il momento giusto di toglierla dal fuoco. Tazzine. Scegliete sempre tazzine più sottili rispetto a quelle per l'espresso. Per l'espresso infatti è necessaria una tazzina più spessa per mantenere la crema. In questo caso invece non serve. Ecco che il caffè esce lungo la colonnina. Sarà molto importante togliere la caffettiera dal fuoco appena prima che la moka inizi a gorgogliare, perché in questo modo riusciremo ad ottenere gli aromi positivi tipici del caffè, quindi il cioccolato, il caramello e tutte le note gradevoli. Il primo caffè sarà nerissimo, dopodiché uscirà un po' di crema. È arrivato il momento giusto. In questo modo avremo circa il 30% in meno di caffè rispetto al solito, ma vi posso assicurare che sarà molto più buono, fidatevi. Prima di servire, il caffè va mescolato direttamente nella moka. Andiamo a servirla in tazzina. Un consiglio: cercate di abituarvi a berlo senza zucchero, non tanto per le calorie, ma per il gusto. Buonissimo! Ed è esattamente lo stesso profumo che c'era a casa mia le domeniche mattina.